pensi che nel tennis il punto sia esprimere te stesso, il tuo gioco. Non sai cos'è il tennis. E cos'è? Tashi Duncan è di un altro livello. Sei stata pazzesca oggi. Edificato sulle affinità elettive tra cinema e tennis, l'ottavo lungometraggio di Luca Guadagnino, Challengers, prodotto, girato e ambientato negli Stati Uniti, è incorniciato lungo la finale di un torneo del circuito minore della ATP, appunto un Challenger. Dal titolo eponimo al significato italiano di sfidanti, il film inquadra un ménage à trois fra una donna e due uomini che, partendo dall'adolescenza in un college sportivo, si accompagnano fino ai 13 anni successivi attraverso i flashback salienti della triplice relazione. Avrà una linea di moda, una fondazione, trasformerà tutta la sua famiglia in dei milionari. Se dunque è vero che il tennis resta il centro pensandi e operandi dei tre giovani, di questo sport individuale vengono mutuati tutti gli aspetti, tanto sul piano metaforico, quale relazione avversiva tra ego, visioni di mondo e pulsioni del sé, quanto sul piano formale, laddove la sceneggiatura firmata da Justin Kuritzkes viene sintonizzata sulla scansione visiva, sonora e splendidamente musicale di un match, includendovi le alternanze cinetiche, come i rallenti, accelerate, pause, rincorse, rimbalzi, che corrispondono ai ritmi, tempi e movimenti interni di questo sport. Ho una proposta da farti. Purtroppo il mio unico talento è colpire la palla con la racchetta. Potresti fare la mia coach. Ti voglio come mia coach. Con la protagonista Zendaya seduta al centro dello sguardo che osserva e dirige con gli occhi i due challengers, è chiaro che questo nuovo lavoro di Guadagnino sia anche un film sul guardare, sul cercare nel dentro e fuori campo, tennisticamente e cinematograficamente parlando, il senso delle grandi domande della vita, a cui seguono risposte fra il serio e il faceto. Del resto si tratta di personaggi cresciuti nel rettangolo disegnato dal diavolo, adolescenti nutriti a proteine e pallate, quei ragazzi teneramente insicuri e genuinamente complessi che in pochi, meglio di Guadagnino, sanno tratteggiare. Vieni a farti una sigaretta, ti devo parlare. Io non fumo e non ci parlo con te. In Challengers ritroviamo i teenager che si divorano per amore di Bones and All o quelli che il primo amore per sempre è di Call Me By Your Name, ma soprattutto esploriamo l'esplosiva seduzione del potere, la tossicità della dipendenza, l'attrazione fatale verso il desiderio, l'epica sfida tra amicizia e eros. Insomma, un pop melò agonistico sulle agonie del vincere e del perdere in amore, un film avvincente e convincente destinato a elevare la filmografia del regista palermitano. Ehi, ti amo. Lo so.